Bene, benvenuti a una riunione di redazione molto hot, per poi le temperature Molto estive, insomma, per il mercato, per tutto quello che sta venendo fuori. Gianluca Rossi, eccoci hot. qua. Ciao a tutti. Stefano Donati, Ciao. Natalie Un Goitu, saluto a tutti. Michael Cuomo, Buon pomeriggio. Matteo Caronni e Ciao a tutti. il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. Insomma, stiamo diventando supermercato, ma questo lo sapevamo già, mi pare di capire, no? Fabio, parto da te. Stanno arrivando voci, indiscrezioni, li prendono tutti, insomma. State entrando purtroppo in quest'era di Milano e anche della Torino-Juventina nella dimensione granata del toro. Cioè, io che per tanti anni ho seguito il toro per tutto sport, ricordo che il destino del Torino era avere dei giocatori importanti e poi sapere che prima o poi li portavano via. Mi ricordo che ogni presidente che arrivava diceva: non saremo più un supermercato, poi invece vendeva tutti appena poteva. E quindi, insomma, il Torino da Lentini, Fuser, Marchegiani, insomma, l'elenco Cravero, tutti quelli bravi prima o poi se ne andavano. E serviva un po' di fantasia e di capacità per rimpiazzarli. Io credo che l'Inter, per esempio, abbia dato un buon esempio, anche il Milan parzialmente fino all'anno scorso, no? Perde Donnarumma, trova Maignan. Poi certamente perde Ibra e trova Origi e lì non è stata la stessa cosa. Ma siamo davvero in queste condizioni, Stefano? Beh, sì, nel senso che rispetto alla Premier League e alla potenza di Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain, sicuramente sì. Poi ci sono queste offerte che arrivano dall'Arabia, che fanno un po' una storia a parte, secondo me, perché certi giocatori comunque non se la sentono ancora di andare in pensione. Però sì, certe squadre, dal mio punto di vista, possono permetterselo di più, di cedere magari anche un giocatore importante, certe meno, e secondo me il Milan è una di quelle che può permetterselo meno, perché ha 4-5 giocatori forti, però tutto il resto della squadra si appoggia su di loro e perdere uno di questi per il Milan sarebbe pesante, perché Fabio giustamente faceva riferimento a Donnarumma Maignan. Però Donnarumma non era Maignan. E adesso è chiaro che se ti danno 90 milioni per Maignan lo vendi, prendi un altro portiere, rifai la squadra, devi essere bravo a rifare la squadra. Però sugli altri, cioè se perdi Theo Hernandez a sinistra, poi è duro andare a trovare un terzino forte come lui. E il Milan è tanto Theo Hernandez come è tanto Leao. L'Inter mi sembra in una situazione diversa, nel senso che se la cessione illustre è Onana è forte, non mi sembra forte come Maignan. Se la cessione illustre è Brozovic, hai già in casa il sostituto, cioè mi sembra più pronta per far fronte a un'eventuale cessione dolorosa, Anche in ecco caso l'Inter. di cessione di Barella, visto che i nerazzurri va de retro la cessione di Barella, ne parlavo stamattina con Rossi e per te viene esclusa questa cessione, anche a fronte di un'offerta importante? Lì, se arrivano a 113 milioni, ho capito, ma siccome sono anni che devono arrivare, alla fine di veri top l'Inter nella sua storia perde Skriniar e Hakimi. Poi Lukaku per tutta una serie di motivi ti è tornato, cioè io non lo so, io non riesco a essere funereo, per carità, forse perché mi sono rassegnato. Onana, se ti danno 60 milioni andrei avanti con Vicario, cosa devo fare? Brozovic? Farai i confratesi, lo so, però perché devo andare a dormire ogni notte preoccupato? Ormai lo so, cioè ormai lo so, ero andato in finale di Champions, era normale che tutti ci mettessero gli occhi addosso, cioè, però, insomma, francamente rispetto a un anno fa faccio sempre questo confronto quando io e Skira si vagava come zombie a inseguire Ausilio e compagnia per sapere se si trovavano 300.000 euro per Acerbi l'ultimo giorno di mercato, che poi ho detto il 30, ma Skira ricorda giustamente che il 31 agosto alle 18:15 arrivò l'autorizzazione a tesserare Acerbi. Io non credo che quest'anno noi si sia in quella situazione lì, cioè secondo me le cose sono migliorate, poi se ci mettiamo a fare braccio di ferro con inglesi, spagnoli e gli sceicchi è meglio lasciar perdere, però secondo me l'anno prossimo Barella sarà ancora nell'Inter, Lautaro non ne parliamo più e ogni anno sembra che possa andare e anche, sarà per il suo sesto anno nell'Inter. So, tutto sommato, teniamo botta per quel che possiamo. Matteo, Inter e Milan hanno delle situazioni per certi versi affini, ma la Juve, che non è abituata a un discorso di questo tipo, a dover fare conti con il bilancino e soprattutto adesso, che ha
tutto un nuovo asset dirigenziale. Entra prepotentemente anche in quest'ottica. Come si potrà barcamenare? Se stiamo guardando gli ultimi anni, ti dico male. Nel senso che gli ultimi anni la Juventus ha venduto male e comprato peggio. E quindi è il motivo per cui io da un po' dico di essere preoccupato, no? Perché per essere sereno devi avere una grande dirigenza in questi casi. E io non penso di averla. In questo momento è una dirigenza quantomeno di neofiti, cioè di gente che è al primo tentativo. Poi vediamo, speriamo che arrivi giunto, per carità dovrebbe essere una settimana buona, ma ce lo dicono da 2 mesi. Quindi speriamo che questa sia quella davvero buona. Però sicuramente la Juventus è quella che ha più da fare a livello societario, ma anche a livello di mercato, perché ha quella con il deficit peggiore a bilancio, parte da meno 252, ed è quella che deve vendere di più e temo anche acquistare di più, perché deve rifare mezza rosa. E quindi sicuramente è il lavoro più complicato. Però io su questo tema delle grandi cessioni, ma non parlo solo di Juve, io sono meno preoccupato. Cioè, secondo me noi tante volte diamo tanto peso alla cessione più di quanto ne abbia. Mi spiego meglio, ci sono tanti giocatori che secondo me tra il giocatore da 20 milioni e quello da 60 spesso e volentieri è più una questione mediatica che tecnica la differenza di valore. Quindi se uno è bravo a vendere, è bravo a comprare, secondo me non deve disperarsi più di tanto, anche perché tolto la Premier sono tutti nelle nostre condizioni. Michael. Ma basta anche un po' di buon senso. Cioè, io ricordo, sai, uno tende a ricordare le previsioni azzeccate, a dimenticare quelle sbagliate, ne ho fatte tante, ma io ricordo che per esempio Gianluca Rossi, ma anche Alfio se lo ricorderanno, io dicevo Darmian per me grande colpo dell'Inter, proporzionalmente ovviamente, però parametro zero, giocatore di 31 anni che aveva fatto molto bene nel Torino, che aveva fatto molto bene in Inghilterra, affidabile, serio. Acerbi, io l'anno scorso dicevo, ma non capisco perché c'erano tutti con Acerbi, giocatore serio, esperto, lo metti al centro della difesa. Cioè basta avere buon senso, trovare calciatori magari anche un po' avanti con l'età, ma molto seri, molto professionali. Giroud, come Giroud ha preso il Milan, atleta perfetto, che sa curarsi, che ha un approccio con il resto della squadra. Ecco, si vanno a trovare questi qui, Dzeko, come aveva fatto l'Inter, un po' costosetto come contratto. Non però è detto, Fabio, che si peggiori, scusami, sempre. Fabio. E poi non dimentichiamo i finti talenti, perché una delle cose non dette su Donnarumma e Maignan, dicevo che bravo è stato il Milan a trovare uno più bravo di Donnarumma, e che Donnarumma non era così bravo come volevano farci credere. Esatto. Scusate. Però Fabio, quello che tu hai detto, hai fatto esempi di giocatori appunto magari a parametro zero con un ingaggio comunque importante. Io dicevo prima del Milan perché il Milan va proprio contro questa filosofia ed era quello che chiedeva Maldini. È più difficile se tu vendi Teo Hernandez e speri di sostituirlo con un giovane bravissimo del Belgio, ti può andare bene, ma è più facile che vada male. Certo che se sostituisci, cioè se prendi Acerbi e va via Skriniar, va bene. Però intanto a centrocampo l'Inter aveva preso Mkhitaryan quest'anno. Cioè il Milan, se non decide, magari lo farà, di introdurre anche dei giocatori così, e il suo recente passato ha dimostrato che è andata bene quando ha fatto così. Giroud è stato un acquisto azzeccato. Beh, Mandzukic Ibra... no, però. Mandzukic no, però dico l'ultimo quali Milan sarebbero? È andata bene. Cosa? Quali sarebbero? Le occasioni a zero di questo tipo, in stile Darmian, Acerbi, in stile Dzeko, se vogliamo. Non so, questo lo sapranno quelli Milan, che fanno per esempio, mercato, ho preso cioè. No, ragazzi, dalla no, Roma, semplicemente, mamma, semplicemente in questo no, Florenzi lì ha sbagliato. Non ci sono. Ma io Florenzi perché Furlani, ha sbagliato, ha vinto, scusa, il campionato. Maldini aveva cominciato magari a lavorare, l'hanno spedito all'americana, scatolone, le tue cose, vai. Immagino che Furlani si presenterà con le idee comunque chiare.
Adesso, al di là delle battute sull'algoritmo, intanto non è Furlani, intanto non esiste l'algoritmo, è quello che è. Al di là del, scusami, ma al di là delle idee, Gianluca, se tu come filosofia hai quella di non dare più di 4 milioni di euro, è dura. Ma non è vero, perché sì, a Leao gliel'hai hai dati. Ma a Mkhitaryan gliene hai dati 5, ancora Leao. A Turam gliene hai proposti 5. Leao ci hai messo un anno e mezzo, a Turam vediamo. Quando firma Turam, vediamo. Secondo no, me gliene hai proposti 5 e mezzo. Il Milan farà, con Turam farà come Renato Sanchez dell'anno scorso. Lo perderà. No, questa è la mia, questa è la mia. Se poi altrove ti danno di più, vai altrove. Ma questa Turam è la mia. Lo cercava l'Inter due anni fa. 4 e mezzo, poi a mi sembra che alle. Ma la questione di la questione di 4 e mezzo. La questione di 4 e mezzo è una linea teorica. In realtà no, poi è una linea. No, è una linea teorica. Ragazzi, gli davate 7 a Ibra, 7 adesso a Leao. Non è ma che non si può. Chi a Ibra quando è arrivato e qua, Boban ci ha rimesso il posto per far arrivare Ibra a 7 ragazzi, milioni. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dai, secondo me. Ma la filosofia ma del Milan è quella di non dare questi soldi. Ma allora, Boban non ci rimette, vogliamo dire. Ma Boban non ci rimette il posto ma per Ibra, ma dai. Sì, ma se ci vogliamo. Ti sto dando ragione. No. Se tu vuoi una squadra competitiva, devi sfondare questo muro non solo per Boban e Maldini alla fine di quel mercato. Parlo dell'estate, dicono, la prima cosa che dicono è mancano dei giocatori di esperienza. A dicembre glieli fanno prendere. A dicembre glieli fanno prendere, dopo che hanno rotto le scatole. Questa nuova strada, che è quella di prima... Ma Boban e Maldini, il rapporto finisce in tribunale perché Boban si ribella dalla questione Rangnick che spiattella tutto. Certo! Non è Ibra. Certo, ma sto dicendo che ci sono voluti, ci è voluto un dirigente... Che ha insistito, che ha parlato della squadra. Però poi per ha detto bene, due giocatori. Ha detto bene Fabio, dire che c'era un blocco totale su queste cose, su queste operazioni, diventa una falsità. Perché? Perché dopo Kjaer e Ibra, e avendo capito quanto Kjaer e Ibra, perché anche Kjaer arriva ultra trentenne, quanto Kjaer e Ibra ti hanno dato e ti hanno migliorato in pochissimo tempo la squadra, tu prendi i Florenzi, i Mandzukic, lo stesso Giroud. Sono giocatori over scusate, 30 l'anno scorso datati. Scusate, lasciamo per gli ingaggi l'anno scorso sicura... non l'hai fatto l'anno scorso il male. Milan non è che l'ho inventato io, mi pare l'abbia detto Schira, è quella che ha speso di più sul mercato, sbaglio? Ancora sì. Questa storia è ancora questa storia, ma non è che ti può allora sei io ma se tu dati, con 50 milioni devi prendere 6 giocatori e ma l'ingaggio massimo è 2 milioni e mezzo, cosa hai speso di più? Vabbè, di ma chi? Scusate, ma mi ma spiegate è una dove cosa vogliamo positiva, arrivare chi? Mi spiegate dove vogliamo so dove arrivare. Arrivare lui, io dico solo che se vuoi tenere vogliamo Hernandez, arrivare che se Magnan che se, questo muro che se lo l'Inter lo vende un giocatore importante lo sostituisce con un ultra trentenne e gli dà 5 milioni netti di ingaggio, la perdita la senti fino a un certo punto. Se il Milan vende Theo Hernandez e lo sostituisce con il Ballotouré della Spagna, aspetti. Per dire è più difficile. Stefano, più difficile. Stefano, però noi sembra che non abbiamo imparato dall'anno scorso appunto. Da quello che hanno fatto a Napoli. In mezzo a un mare di polemiche, ancora in mezzo a un mare di pressioni, in mezzo scusa, via Insigne dentro Kvaratskhelia, eravamo Milan qui a dire, fatto, ma anche ma il chi Milan... è sto codice fiscale? Ma anche il Milan via Koulibaly dentro Kim, ma chi è sto coreano? Ma anche via Milan... Fabian Ruiz dentro gioca Cicciolo Bodka titolare. Ma anche il Milan figurati. Ma anche il Milan l'ha fatto l'anno prima, appunto. Vinto lo scudetto. Ti capita una volta, non è la regola. Sai qual è? Sai la qual regola è? È prendere i Mkhitaryan che sai che hanno un rendimento, Acerbi che ha un rendimento, ho capito, ma fallo non è prendere Kvaratskhelia e trovare il coniglio nel cilindro. Fallo anche tu. Quello è il coniglio nel cilindro. Però, vabbè, Stefano, ma sai qual è la fortuna che si è costruito il Milan? È che potrà spendere tutti i soldi che arriveranno da un'eventuale cessione. Se arriverà non soldi per un'eventuale cessione, si cederà. Perché ieri a De Laurentiis, lei si sente di dire a Rudy Garcia che Osimhen è incedibile? E De Laurentiis risponde, certo, Osimhen per me è incedibile. Gliel'ho anche detto al ragazzo, abbiamo già un contratto prefirmato, un accordo trovato per altri 2 anni di contratto. Però, davanti a un'offerta irrinunciabile non potremo dire di no. Ma questa è una risposta che dà De Laurentiis su Osimhen, che dà Marotta per Barella, che dà il Milan per Maignan, che dà la Roma per chi vuoi tu. Certo. E quindi io dico che ad occhio non mi viene in mente un Acerbi dell'anno scorso sul mercato, un Mkhitaryan dell'anno scorso sul mercato. Scusa, posso permettermi? Siccome la voleva anche Conte, l'operazione Florenzi a me era piaciuta molto. Anche a me. Il problema è che purtroppo... Anche a me. Devo andare un attimo in pubblicità, riprendiamo.
Di nuovo in diretta, Fabio, però di tutto questo, ogni squadra, prima Michael faceva riferimento a Napoli, poco fa sono uscite delle indiscrezioni che riguardano anche Di Marco, no? Di Marco fino all'anno scorso, sì, cioè, quando sì, esatto. Ha parlato Corsi, ha parlato nessuno. Corsi dell'Empoli, è diventato una ha parlato Corsi dell'Empoli di Vicario. Corsi. Ha parlato anche di Vicario dicendo dicendo la squadra italiana e tutti hanno detto l'Inter, potesse anche Milan. Beh, aspetta, dicendo Milan mica cede mai. Una squadra con cui mi sento da tempo che ha intenzione di vendere il proprio portiere all'estero. Chi vuoi che sia. Vabbè, ragazzi, è l'Inter. Potrebbe cioè, essere anche il Milan, Potrebbe essere anche il Milan, no? Che ne sappiamo? Sai cosa possiamo chiamarlo, Corsi? È molto gentile, molto carino stasera. Sì. Poi lui è uno che parla, interviene volentieri con noi. E così gli chiediamo, no? Sarebbe un bel colpo. Poi secondo me riuscirà a tenere giustamente il suo riservo, no? Perché ha ragione Fabio, è una persona gentilissima, sì. Ti dirà, è una squadra, no? Ma non fatemi dire il nome, inizia per vocale, è di Milano, e poi dirà, poi ricostruitela voi. Ma è normale che Vicario è l'Inter. Ma non è che è solo per quello che è l'Inter. Poi devono arrivare i soldi. Onana, secondo me, ragazzi, io mi sono già preparato. Però, ecco, secondo me, perdere il portiere è il minore dei mali. Dipende, Guardiola l'ha pensata in maniera diversa, continua a dire. Sì, no, bene, no, ma Guardiola allora, te l'ha girata dicendo, giù così. Sto dicendo. Intanto il portiere è importante che pari. Sì, però oggi sembra che il portiere sia diventato un giocatore aggiunto di movimento. Io sono d'accordo con te. Sappiate, tifosi, che con Vicario sarà noi anche torniamo. Il minore dei mali. Milan vince lo scudetto anche grazie a esatto, Milan. Noi torniamo. Sì, d'accordo, sì, per le parate, non per i lanci in avanti. Sì, no, però. No, vabbè, però perdonate, è stato l'assist. Sì. Vabbè, però noi torniamo a un portiere tradizionale. Oh, mamma mia, abbiamo avuto Toldo, abbiamo avuto il problema, io dico sempre, nel calcio l'unica cosa che ha un po' di senso è tentare l'aritmetica, no? Quando facciamo lo scout, quando facciamo la valutazione dei calciatori in campo, gli stipendi dei calciatori in campo. Secondo me l'aritmetica del mercato dovrebbe dire, quando tu fai un mercato, quanti dei calciatori che tu hai acquisito diventano titolari nella stagione? E dai il voto poi al mercato. Allora prendi il Milan e dici, ma probabilmente forse Ciao è stato per metà stagione un titolare. Tutti gli altri no. Mercato pessimo. Prendi l'Inter e dici, Mkhitaryan ha fatto la differenza l'anno scorso. E quindi l'hai preso a parametro zero e ha funzionato bene. Lukaku ha fatto abbastanza bene, quindi è stata comunque un'operazione non brillantissima, ma comunque neanche così negativa. E prendi la Juventus e dici, e Pogba non ha mai giocato, Di Maria ha fatto metà delle partite e quella metà e l'altra metà l'ha fatta controvoglia. Hai fatto giocare Kostic e Bremer, ma tutti gli altri sono stati degli investimenti sbagliati. Allora, l'Inter ha dato una grande lezione in questi anni ed è quello che continuano a non capire Milan e Juventus, e cioè dei dirigenti esperti, bravi, vendono Hakimi e trovano comunque Dumfries, che non sarà Hakimi, ma comunque la sua parte più o meno l'ha fatta. Prendono Nana e diventa titolare, prendono Darmian e riescono, cioè, poi hanno sbagliato anche loro con Gosens, sì, è vero, quella è stata un'operazione sbagliata. Però tutte le volte che l'Inter ha fatto un sacrificio, per esempio ha perso Lukaku, ma è arrivato Dzeko che ha fatto una stagione che è simile a quella di Lukaku quest'anno, poi nell'Inter, la prima stagione di Dzeko. Quindi si può, se tu vendi appunto Onana o vendi Maignan, e Vicario è bravo a un certo livello, lo vedremo, ma vai bene a venderlo a 60, 70, 100 milioni questi qui, a prendere per 20 Vicario, è così ormai che devono essere amministrate le squadre. Matteo? Sì, sì, ma guarda, io prima quando dicevo ci sono dei giocatori magari che costano 20 e altri 60, ma più o meno tecnicamente è la stessa roba, uno degli esempi secondo me è proprio questo. Cioè, secondo me tra i 25 di Vicario e i 60 di Onana è più che altro un aspetto mediatico, ma non è tecnico. Cioè, Onana non è due volte e mezzo Vicario. Però ha più esperienza, no. Carisma di Vicario. Ma vediamolo. Semplicemente perché non l'abbiamo mai visto, ma non perché sappiamo già che ne ha di più. Beh, più perché uno l'ha visto e l'altro ne ha no. Di più. Però se, in campionato, se guardiamo le prestazioni in campionato, sono meglio quelle di Vicario e di Onana.
senza dubbio. Poi, e giustamente mi dici, vediamo se gli anni fa anche in Champions ci mancherebbe, ma in campionato non c'è differenza, anzi. Ragazzi, speriamo che un domani Guardiola intercettato dica, cavolo, però Vicario è veramente un portiere. No. Beh, ma Guardiola ha anche detto vinto la Champions perché un attaccante ha sbagliato da 3 metri la palla. No, vabbè. E, cioè, nel senso... Poi è quella roba lì. No, no, ma guarda, però io sulla strategia di mercato dell'Inter non sono d'accordo, onestamente. Perché altrimenti dobbiamo tutti fare come Gianluca Rossi, che ogni giugno viene qui a dire io penso fino al giugno dopo. E per forza. Questa certo. Proprietà qua cosa fai? Vedi, e allora io sinceramente, perdo gli Hakimi, però prendo i Dumfries, prendo giocatori con uno stra ingaggio, con over 30 che non posso cosa, più rivendere. Mike. Cioè, alla fine noi abbiamo tanto criticato il Milan per la sua strategia, per la sua, il suo modo di pensare che è piaciuto a pochi. Però il Milan dal nulla, cioè, ti ha creato un potenziale di guadagno che oggi è quasi totale, incredibile. Ha preso Maignan dal nulla. Ma per guadagnare devi venderli, eh? Cosa? Per guadagnare quei soldi devi venderli. Beh, adesso dal punto di vista contrattuale sono tutti più o meno sì, al sicuro. Però, Michael, allora non guadagni. Scusa, ma tu li vendi quando ti arriva l'offerta giusta. A te ti interessa finire in Albo d'Oro, visto che parliamo di cose concrete, sapendo purtroppo che devi vivere all'annata, come dico io, e quindi prendere giocatori pronti subito, Mkhitaryan, Acerbi, ogni tanto ti va bene, ogni tanto ti va male, oppure vuoi fare il progetto che prendi giustamente il 21enne, il Sergino De, e li aspetti. Guarda, Gianluca, ci chiedete in linea generale, ci chiedete di essere giornalisti sportivi, mezzi commercialisti, mezzi revisore dei non conti. Ci chiedete. Ci chiede il momento storico. Ma io vorrei tanto pensare solo all'Albo d'Oro, ma mi dicono tutti che non è possibile. Vabbè, e allora butto giù i noi ciao. Dobbiamo fare però un discorso molto, molto analitico, molto oggettivo. Noi siamo passati, l'Inter è in un momento particolare di transizione, cioè l'Inter ha un bilancio non sostenibile se non attraverso continue immissioni di aumenti di capitale che vengono fatte a debito dal suo proprietario, il quale vuole vivere alla giornata, come dice Gianluca Rossi, e dice io quest'anno ho vinto e vado in giro per Milano e stappo champagne, provo a farlo anche l'anno prossimo e poi se va male una soluzione si troverà, mal che vada vendo e ci perdo un po'. Questo è il caso Inter, che è particolare. Il caso Milan, c'è stata un'inversione di 180 gradi di tutto l'approccio. Il Milan passa da uno storico in cui i presidenti vengono, comprano il Milan e ci mettono dei soldi per vincere, per fare bella figura, a un fondo che dice io non voglio più vincere, io voglio guadagnare. Primo, voglio guadagnare. Se poi vinco è meglio, ma comunque devo guadagnare. Allora lì ha ragione Matteo Caronni, cioè il cosiddetto player trading diventa indispensabile. Io sono stato molto stupito che non l'avessero ancora fatto finora il Milan. Cioè tu Milan... legittimamente non compri più giocatori da 30 anni in su, perché il giocatore da 30 anni in su ti fa vincere subito ma non è più vendibile, finisce ancora, vedi Dzeko, no? È già tanto che se ne va via e basta. Se lo prendi giovane lo prendi per valorizzarlo, quando lo valorizzi questo giocatore o ha quasi finito il contratto, perché ora che De Ketelaere mai si possa valorizzare ci fanno 2 o 3 anni, sarà un anno o due dalla scadenza del contratto. Quindi ti chiede molti soldi in più e tu non vuoi pagare troppi soldi di stipendio. Quindi cosa fai? Lo vendi per comprare un altro giovane. Questo è il destino del Milan. E quindi il player trading, il Milan lo farà e come? Fabio, ma secondo te l'Inter perché per non può permettersi di crescere il Milan? Cioè, nella testa di Cardinale, una squadra che paga al massimo 90 milioni di euro di stipendi ai suoi giocatori non può essere una squadra che cresce, perché quando cresce i giocatori, vedasi quello che è successo con i vari Teo, Leao, eccetera, vengono tutti a battere cassa e tu non stai più in piedi. Ma perché? Ma abbiamo osannato l'Atalanta e ha fatto questa roba qui, abbiamo osannato il Napoli e ha fatto questa roba qui, l'Inter un domani... Quando Zhang non vorrà più vivere la giornata, arriverà qualcuno a prendersela e dovrà rientrare delle perdite di bilancio,
dovrà fare questa roba qui. Quindi se non è oggi è domani, è tra due anni. La Juventus, mi sono portato a casa. Stesso, come scudetto, direbbero a Milano. Scudetto, due Coppa Italia, due Supercoppe e finale sì. di Champions. Domani morirò. Capito. Morirò. Ho capito. Però me lo dite da anni e quando succederà succederà. Va bene, beati voi. Tu vai avanti invece così, grazie a Dio che vincendo quello scudetto hai anestetizzato un po' la situazione, perché è puta caso che alla fine non riuscivi su quello. Ma chi? Perché se il Milan non avesse vinto quello scudetto lì, fosse arrivato secondo, qualcuno sarebbe andato sotto casa Milan a buttare, ad aprire striscioni di protesta. Sono contenti? Nati, fatemi sentire anche. Ma cosa sono contenti? Ma avevi Messias in squadra Salemakers, qualcuno avrebbe detto qualcosa. È lo stesso punto di te contro il City. Tu hai perso la Champions League, qualcuno si è lamentato. No, avete festeggiato. È un miracolo per quell'anno lì. Certo. È considerato solo un miracolo. Adesso però ti chiedo un altro miracolo. E qual è l'altro miracolo? E il Milan dovrà fare meglio dell'anno scorso, immagino, in campionato, certo. Come l'Inter, no? Ma meglio dell'anno scorso sai cos'è? Vincere. No, il quarto posto, sei arrivato quinto sul campo. Vabbè, dai, però adesso non puoi girarla che la cosa della Juve lo gira a tuo favore. Guarda, te lo dico, il Milan quest'anno parte per arrivare il più in alto possibile, ma non dirà mai che come obiettivo ha lo scudetto. Arriva in fondo. Non te lo dirà mai, giustamente. C'era ancora Maldini e parlava, adesso bisogna alzare l'asticella. Infatti l'hanno spedito. Infatti l'hanno mandato via. Questa è la differenza, che l'Inter con Marotta. Allora i tifosi rossoneri si devono abituare ad anni bui. Maldini ha detto la cosa più vera. Maldini dice: sarebbe stato molto più facile per noi prendere Dybala, ma la filosofia della società era un'altra, ha preso De Ketelaere. Perché? Guarda Fabio, Dybala, Maldini ha usato che Dybala non lo venderai mai più. Sì. Se prendi De Ketelaere e il costo dell'operazione De Ketelaere e Dybala è analogo, perché i 35 di De Ketelaere sono tagliati dal fatto che Maldini abbia fatto 3 milioni all'ordo d'ingaggio. Però Fabio, se va bene, De Ketelaere fra due anni lo vendi. Dybala lo vendi in qualche modo riesce a piazzarlo, perché ha fatto meglio di De Ketelaere. De Ketelaere, adesso, con tutto il rispetto per sto povero ragazzo belga, dove lo piazzi? Chi è il folle che spende anche 28 milioni per prendere un giocatore che sbagliato non fa niente? È sbagliato piazzarlo. Anche nelle amichevoli viene sostituito alla fine del primo tempo. Ma questo lo diciamo adesso, Nathalie. Un anno fa il ragionamento è stato: noi crediamo in questo ragazzo che ha talento, Dybala il primo anno sicuramente sarà molto più determinante di De Ketelaere, ma dal secondo terzo anno Dybala fletterà e De Ketelaere migliorerà. Comunque è meraviglioso, perché io qui ho dovuto, questo è il vero problema. Mi sono dovuto presentare con gli scudi per difendere le scelte di Ibrahimovic eccetera, perché erano ultra contestate da chiunque eccetera. Adesso invece devo venire qua a difendere i giovani, perché mi viene detto che bisognerebbe prendere ultra trentenni fatti e finiti. No, ci vuole un mix, Michael. Ma per vincere subito. Per vincere subito. Ce l'hai il mix. Perché sei il Milan. Ma vabbè, oggi, come sempre, sei assolutista. L'Inter ha fatto un mix, ha preso Bastoni, Di Marco, ha anche cannato i giovani. Lazzaro, ma quest'anno è uno che gira. Ascoltami, Gianluca. Poi hai perso. Gianluca, quest'anno hai fatto un mix. Geco, ma non è vero, hai fatto un mix. Gianluca, quest'anno hai fatto un mix. Scusa, Bellanova non poteva toccare palla, che gli tiravate gli aeroplanini benissimo. Di carta in campo. No, gli tiravate. Aslani. Fermo, Bellanova ha giocato un pezzo di finale di Champions che io gli ho detto, ma scusami, aspetta un Aslani non ha mai visto campo neanche col binocolo. Aslani è come Tonali da te il primo anno. No, quest'anno non era pronto, l'anno prossimo entra in rotazione. Va bene, ma infatti la differenza è che l'Inter con Marotta riesce a tappare un po' il discorso economico, però con un occhio, quello principale, sul campo. Sì, il Milan con Maldini cercava di avere anche la priorità del campo. Adesso purtroppo non c'è. Ragazzi, non c'è il Milan sai cosa ti dice? Il Milan sai cosa ti dice? Ma è la verità. Io, l'occhio al campo, sai dove glielo voglio sai quando glielo darò l'occhio al campo? Quando mi faranno avere i ricavi del nuovo stadio. Ma tu sei uno che non può parlare, daresti 7 milioni a Ibra ancora. Torniamo. Rieccoci una mente in diretta, mentre vi parliamo arrivano conferme sul fatto che ci sia questa trattativa tra Al Nassr e Inter per Brozovic. È curioso perché la stanno pompando tanto questa trattativa, ma di fatto al momento l'unica offerta è di 15. L'Inter per chiudere ne vuole 30. Quindi non ma so lui vuole andare, la domanda vera. Io non credo che lui abbia avuto delle proposte un po' più allettanti tra Barcellona e Manchester City. Abbia avuto poi, sai, se dal punto di vista economico. Però dai, ci sono anche dei giocatori che hanno detto no.
Appunto, ma chi? No, ancora Modric ha detto no, Lukaku ha detto no, Allegri ha detto no, Messi, Messi ha detto no. Beh, insomma, quindi, Messi. Matteo? No, mi stupisce però una cosa, cioè secondo voi la NASA fa un'offerta ufficiale senza avere l'ok del giocatore? Mi sembra strano. Anche a me. E non si andrebbe neanche avanti nella trattativa. No, non sarà, cioè, ufficiale l'offerta. Se c'è ancora una trattativa tra Inter e NASA, è perché Brozovic avrà già detto di sì, immagino, no? Cioè la logica pensa è questa. Che io me lo immagino tra City e Barcellona, poi magari non sarà. Pensa che io Brozovic me lo immagino ancora, no, in Europa. Sarà però un City caso. Sembra vicino a Kovacic. Difficile che fanno Kovacic, no, strano, sì, non li prendono tutte e due, dici te? No, tengono Julian Alvarez, stesso campione ruolo del mondo, e gli dicono: ascolta, prendi un attimo il secchiello, certamente. Ma, certamente. Proprio no, per il discorso che facevate prima, è difficile che siete prenda un 31enne. Cioè, poi può anche essere, però secondo me loro fanno acquisti di solito un po' diversi, ecco. Cioè non ci sono 31enni al City? No, puoi. No, non li prendono 31enni. Ci sono perché magari sono di da 8 anni, vedremo. E allora sì, ma che li prendano a 31 anni mi sembra un po' difficile. Io sono convinto che Brozovic lascia l'Inter e me lo troverò contro in Champions, e qui chiudo. Poi magari sbaglio. Vediamo. Vediamo, insomma, quello che succede. Ti risulta, certo, che qualcosa di europeo ci sia? No, no, ma al di là di quello, comunque quello che nella finale di Champions League lo so, è stato il giocatore più trascinante. Ma è vice campione del mondo, cioè l'esperienza fa. Guadagnerà tanto, tutto quello che si vuole, prima di perdere uno così, insomma. Lo so, anch'io aggiungerei Frattesi a Brozzo, ma non si può. Bisogna rinunciare per forza a qualcuno. Cosa rinuncia? Barella no, a Çalhanoğlu no, a Mkhitaryan però per motivi non puoi. E purtroppo l'unico a cui devi rinunciare, lo dico a malincuore, è Brozovic. Cioè, ormai ho capito, vorrei che lo capisse anche Conte, che la sua parola d'ordine era aggiungere, non sostituire. Questo è quello cui sei costretto a fare e che sei costretto a fare, non tutti. Beh, anche la Juve, secondo me. Anche la Juve. Tutti quelli che in questi anni, non rendendosi conto di dover fare un'operazione di rientro e quindi qualche sacrificio di prendersi qualche vaffa dai tifosi, hanno continuato a nascondere la polvere sotto il tappeto e ogni estate si trovano costretti a dire qua, invece, lato Milan, se arriva l'offerta per Hernandez la valutiamo, se non arriva... chi se ne frega, ce lo teniamo e benvenga a tenerselo. Buono, no? Beh, scusami, perché questa mi pare una fortuna non da poco. Come no? Il problema è che io non ci credo. Nel senso che secondo me da qui al 31 agosto... T'ho detto, se arrivano le... Carnevali, buonanotte. Cardinale, secondo me, dovrà anche lui addivenire una roba del genere. Cioè vendo uno... Perché? Vediamo, tanto... Non c'è bisogno di ulteriori ricavi per avere il bilancio a posto. Boh, vediamo, insomma, non lo so. Poi se parte un Poi se l'area tecnica dirai? Dice conviene vendere Teo Hernandez per 70 per poi reinvestire quei 70 in altri 4 giocatori. No, ma conviene nel momento in cui tu non gli vuoi dare l'ingaggio che lui chiede. Cioè se Teo ne trova certo, ma allora Matteo, parliamoci chiaro, bisogna essere onesti. Ci sono giocatori, Maignan, Hernandez, lo stesso Leao, che nel nostro campionato non avranno vita lunghissima, perché certo, prima o poi si troveranno di fronte a cifre molto più ampie e a obiettivi di campo migliori, e non di poco rispetto a quelli... E io cui... allora fossi il vecchio Jerry da New York, sai cosa farei? Farei il metodo Zhang, un bel triennale subito a 7, tanto non arriverò alla fine del contratto... No. Faranno il primo anno, l'anno prossimo, no, appena arrivano 40, lo vendo. È più difficile da vendere, se hanno un ingaggio. Ma che è più difficile. Fabio, però. Lo dicevano anche di Brozzo. Adesso sono arrivate conferme su Brozzo. Sempre oggi è arrivata questa voce che dall'Inghilterra siano pronti a fare follie per Di Marco. È vero che l'Inter è andato in finale di Champions League e che quindi ha dei giocatori molto più appetibili, però è altrettanto vero che i tifosi non possono stare ogni giorno a dover sentire sirene per mezza rosa, no? Scusami Alfio, faccio un incisinino, evidentemente sanno anche fuori che l'intera necessità di vendere. Fabio. No, la cosa divertente è che non siano arrivate offerte per quelli che dovrebbero essere i due giocatori più appetiti delle due squadre, cioè Leao e Lautaro. Hanno fatto offerte per tutti,
Siccome tra le altre cose, e voi lo sapete perché vivete vicino alle squadre, la cosa che più fa gonfiare il petto a un club di fronte ai propri tifosi e poter dire mi hanno offerto tutti questi soldi e ho detto no, risultano sondaggi per Maignan, sondaggi per Theo Hernandez, eccetera. Leao non se lo fila nessuno, tra parentesi il poveretto gioca, è ancora in panchina nel Portogallo. Nell'Inter sondaggi, con tutto rispetto anche per Di Marco, che è un po' una new entry, no? Vogliono Brozovic, eccetera. Lautaro, nessuno ha alzato il telefono per dire mi date Lautaro. È curioso, se vogliamo, no? Cioè, la grande offerta viene sempre pubblicizzata dal club che la rifiuta, sempre. È normale, però, Fabio, anche giusto che sia così. Quattro giorni fa è l'ultima volta che ho letto Real Madrid su Lautaro, cioè adesso ogni settimana c'è su Lautaro lo facciamo anche noi, diciamo chi potrebbe comprare, ma arrivare a dire c'è stato un contatto e ci hanno offerto quei soldi, cioè è evidente che Marotta e Ausilio, se arriva qualcuno e dice 110 milioni per Lautaro, o lo vendono, ma se non lo vendono, ma anche se lo vendono, ci hanno fatto un'offerta spaventosa, adesso vediamo. Dire Real Madrid su è molto generico. La vera offerta, insomma, noi abbiamo letto 93 per Maignan, 60 per Theo Hernandez, 30 per Brozovic, altre cifre non ha fatte nessuno. Sì, Fabio, secondo me il calciomercato non è ancora partito. Sì. E noi stiamo dando sentenze troppo. Comunque Di Marco lo scrive l'Independent. Cioè, io voglio vedere il Real Madrid. Tutti quelli che l'Independent di tutte le squadre ha scritto che andavano in Inghilterra. Il Real Madrid ha perso. Il Real Madrid ha perso Benzema. Mbappé è una mina vagante. Ha preso Bellingham. Non è che ha perso, sì. Benzema, gli hanno dato il PIL del Lussemburgo come stipendio. Giustamente Benzema è andato. Certo. Andavo anch'io. Dovrà trovare un attaccante il Real Madrid. Un numero 9? Sì, lo trova. Non è il mio. Cioè, però. Io aspetterei a dire non è arrivata alcuna offerta per Lautaro. Certo. Perché non è che ce ne siano tanti poi in circolazione. Infatti, tutti l'hanno scritto. Real il Bayern Monaco, per il Bayern Monaco, una punta la vorrà. Sì. Perché non ha visto quest'anno, però, cosa significa. Capisco, però ti posso dire, guarda, ma parlo anche del mio Leao, no, ma con abbastanza certezza di Theo Hernandez. Che secondo me l'Inter nella stessa stagione non perde Correa, perché Correa va. Non perde Dzeko, non perde Lukaku e Lautaro tutti insieme. Sì, e anche sta roba, Correa va. È come il Milan che dice, De Ketelaere va. Sì, se arrivano offerte. No, Correa, se arrivano offerte adeguate. Capito, Correa è a 16, va in prestito il primo anno e poi sarà riscattato a 8. Quindi l'Inter si diverte solo anche Origi va. Non è che va. Cioè, resta a giugno torna qui. Però a giugno costerà 8. Come quando leggo la lista dei partenti del Milan con relativi prezzi. E leggo Rebic 10. Sì. Origi 7-8. Origi è andato, però, alla fine. Vabbè, ma dove è andato? Ancora qua. Qual è la valutazione che fa la squadra? Ci sta, che fa il club del giocatore. Sì, ma agli occhi di chi legge, hai visto? Oh, il Milan ne cede 13. Guarda, 10 di Rebic più 8 di Origi sono già 18 milioni. La domanda, invece di leggere, cerchiamo di essere noi che interpretiamo. Tu hai capito Cardinale e Furlani come si muoveranno? Si riesce a capire più o meno, dico la filosofia, certo. Non sto dicendo questo o quell'altro, per esempio, certo. Se arriva un settantello, sì. Un giocatore viene venduto? Certamente la valutazione si apre. È già qualcosa. Ma guardate, forse non avete capito, il Milan è quello che ha cambiato meno a livello di strategia. Ha mandato via il proprio perché non ha, ma proprio perché non ha cambiato strategia ha mandato via Maldini, perché se avesse cambiato strategia... Maldini io sarebbe mi ancora permetto qui. Di dire, ma tanto sono dall'altra parte, quindi prego. Potete, io mi permetto di dire che secondo me questa cosa qui è terribile, però basta. Che cosa? Ma va bene, ognuno è giusto. Io preferirei parlare con Maldini che con Furlani. Ci mancherebbe, però per carità. Vabbè, ognuno si sceglie proprio interlocutore. Poi magari invece Furlani sarà il nuovo giunto lì. Non lo so, secondo me il Milan perde molto. Guarda, sono passato da un'estate dove mi parlavano di Fassone e Mirabelli come fossero i più grandi manager calcistici mai visti. No, scusa, noi li avevamo messo mai visti. Scusa, noi li avevamo cacciati. Non so con chi parlavi, però. Sì, perché noi li avevamo cacciati. Di sicuro. In redazione dicevamo altro. Beh, erano in tanti. L'Inter li ha cacciati. Fassone poi in tanti. Erano in tanti. Dicevano... Ma in tanti del gruppo Onde Rossonere. Vabbè, non neanche Onde Rossonere. Quindi io dico, ma dopo Fassone e Mirabelli. Guarda, parto da questa base, Furlani e Moncada sono sicuramente meglio e quindi andiamo avanti. Va Matteo, bene. Vengo da te e tornerei sul discorso Juve. Ci sono degli aggiornamenti sulla questione mercato Juve, perché anche lì si legge di partenze, Vlahovic, Chiesa, addirittura anche Bremer.
Partono tutti. Ma guarda, io sono uno dei pochi che vorrei che venissero a fare offerte per i miei big oppure sui titoli. Voi avete paura di perdere i big? Io non vedo l'ora, quindi figurati. Ma in però... che senso? Eh? In che senso? Nel senso che secondo me se la Juve arriva un'offerta da 70 milioni per Vlahovic è un affare, non è una disgrazia. Ah. Cioè è una fortuna, non è una cosa negativa. E quindi mi auguro che cada, che la Juve... Sì, lo sostituisci con Icardi, ti costa ma più ma tu guarda, devo sostituire uno che mi ha fatto 10 gol in campionato. Non mi sembra un'impresa titanica. Tra l'altro ho compreso i rigori. Quindi non è che mi serve... Van Basten. Beh, vorrai migliorare però, cioè. Non è che lo sostituisci con un altro da 10 sì, gol. Quando... No, poi Icardi lì ti sinonimo di tranquillità sicuramente. Arriva non lo prenderei mai, non avrebbe senso, per carità. Però per dire non è un'assenza pesante, ecco. Pensa che ho dovuto sostituire Ronaldo, figurati quanto mi possa interessare a sostituire Vlahovic. Ecco, quindi nel caso oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità di Milik... Quindi dovrebbe essere un riscatto intorno ai 6 milioni di euro. Beh, bel giocatore. Vediamo, vediamo cosa quando arriva Giuntoli e cosa decide di fare Giuntoli. Ecco, su questa ragione Fabio. Per esempio Milik, ragazzi, tutti ridevano. Me lo dici dopo la pubblicità? Sì, ripartiamo tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta, riparto dal direttore perché si parlava di Icardi. Icardi che si è un attimino rilanciato in questa stagione in Turchia, anche lui ha avuto delle offerte importanti dall'Arabia che ha rispedito al Mirtente, anche perché non gli danno così tanti soldi come a tanti altri. Io al Milan lo prenderei al volo. Ma magari, dopo tutto guarda. Quello che ha combinato all'Inter è un giocatore che si può ancora proporre in Italia, Fabio? C'è, perché quando era all'Inter, insomma... Se ne sono dette tutti i colori, no? Con tutto quello che è successo, che ha combinato, Vandanara, cioè, è un giocatore ancora spendibile per l'Italia? O è un rischio? Il gioco vale la candela? È una buona domanda. Diciamo che le due stagioni a Galatasaray mi sembra, soprattutto quest'ultima, lo abbiano forse anche un po' messo in quadro. Cioè, può anche darsi che a un certo punto la signora Wanda abbia capito che pestare troppo sull'acceleratore abbia portato suo marito a uscire di pista. E quindi a 30 anni, quasi 31, c'è la legittima idea che magari anche lui abbia smesso di fare il matto. E io sentivo Nathalie, sai, oggettivamente... Fabio, dimentichiamo scusa se ti interrompo, questa stagione sui social è stata abbastanza caldina. Forse noi non abbiamo percepito, non abbiamo seguito tanto, ma insomma... Sui social ne sono successe. Ma lui non ha cavalcato Icardi? Ma come no? Banda? Siete persi tutta la storia delle è corna? Partito, esatto. Ma è una roba vecchia ormai. Ma che? Sarà di qualche mese fa? È di quest'anno quando lui va in Argentina con l'aereo, non lo fanno entrare nell'albergo, i poliziotti con lei dentro. C'era là il DJ, là, come si chiama, il cantante, quella roba lì, ragazzi. No, penso poi... che sia di... Con adesso l'attaccante ex Lazio Inter, sì. Mi sa che vi siete persi un po' di puntate. Sì, sì. No, ma dico, non ha inciso sul suo rendimento, cioè che lui abbia dei problemi con Wanda è un conto. Che Wanda vada in giro a fare la matta, a fare dichiarazioni nelle trasmissioni televisive, ad attaccare questo e quello, e poi quello che alla fine ha disintegrato il suo rapporto con l'Inter, no? Allora dico, in questo caso, parliamo del Milan. Il Milan ha Giroud che è sempre più vecchio, ha Origi che ha fallito e Rebic che non è più in grado di giocare. Sì. Io credo che, non voglio dire che Icardi sia la soluzione ideale, ma con cui mi devi spiegare qual è la soluzione, ma perché se tu mi dici Scamacca, allora ti dico, ma Turam. Tra Scamacca, pagando dei soldi o un affitto, eccetera, Icardi... Fabio, ti dicono che vogliono un club manager perché si rendono conto di quanto difficile sarà una quotidianità senza personalità forti come Maldini e Ibrahimovic, e tu metti nello spogliatoio del Milan Icardi e Wanda, e il codazzo Wanda, credo, cioè quella sarebbe la goccia che fa traboccare il mondo. Perché anche per la Juve, cioè se tu hai bisogno di un attaccante che costi, che puoi prendere in affitto, per così dire, e che ti costa all'ordo, senza spendere soldi, 8-10 milioni di euro,
Io un rischio lo correrei. Ma quanto guadagna? Guardate che tu Icardi... Turam è meglio forse, ma non lo so, bisogna capire bene Icardi come è andato in Turchia, perché noi vediamo solo i gol, magari poi ha fatto dei gol banali. Però insomma la valuterei come ipotesi. Però anche per tutto Juve. Quello che abbiamo detto, il Milan sembra non andare su questo profilo. Ma no, a maggior ragione con la situazione che ha avuto già però, qui. Però... io dico una cosa. Io vi dico, Gabigol fermi, continua a segnare, gioca 6 partite e fa 18 gol regolarmente in Brasile. Icardi è vero che ha segnato tanto in Brasile. Quell'altro anche in Turchia, quello, 20 in Turchia, gol in 22 partite. 22 in 24. Quell'altro che si è travestito da Pikachu per menarsi col figlio del presidente, lì Balotelli. È tutta gente che secondo me ha chiuso col nostro calcio perché si sono giocati dal punto di vista carattere, cioè la gente non si fida più. Certo. Cioè, secondo me veramente questo è il problema. Infatti io vi dico, per l'attacco però del Milan... Però Fabio che poi se sei costretto a prendere un attaccante non hai soldi... Ma te la vedi Vanda a Milano? C'è, per l'attacco del Milan, per l'attacco del Milan, nelle nostre grafiche vediamo Higuaí, gli Openda... non vediamo Moffi perché è già uscito dai radar. Moffi attaccante del Nizza. Scusa, non sapevo, scusa. Io dico, se non prendi Turam, che è il parametro zero più conosciuto, prenderai lo sconosciuto che magari diventa bravo, magari. Che è l'Openda, il Huayi e il Moffi dell'anno scorso. Scusatemi. E tu ridi. Il trio Moffi, Openda. Sì, sono tre del campionato francese, no, dato ma che è molto. Stiamo provando a fare l'acronimo tipo Lula. Scusa, io voglio dire: è evidente che se il Milan fosse così bravo da trovare per 15 milioni di euro, 20 milioni, un giovane attaccante francese che paga soltanto all'ordo 3 milioni di euro. E fa una grande stagione, siamo tutti più contenti. Certo. Oggi però per il Milan come per la Juve, cioè Milan e Juve se va via Vlahovic hanno il problema enorme di avere un centravanti vero lì davanti. E togliamo Thuram che pare che comunque non voglia venire in Italia. Non vuole venire. Tutti gli altri sono scommesse. Sì, certo. Fabio, quest'anno Leao è andato in doppia cifra. Prendere in esame come alternativa. No, però quest'anno Leao è andato in doppia cifra. Serve un attaccante. Certo, quest'anno Leao è andato in doppia cifra. E per una volta ti serve Bravo, ieri. Nel senso che... Allora, il teorema Cravero, era Cravero, Fabio? Sì, che devi contare i gol. Contiamoli. Conta i gol. 15 Leao, 10 Giroud, 6 o 7 Theo Hernandez. Bene. Giusto? E siamo a 30, siamo già a 32-33. Ti mancano. Ne prendi uno, ti mancano 30 gol. Te ne mancano una ventina contare. Dell'Autaro di turno per fare la squadra. Cioè l'Inter ha fatto 100 gol in tutta la stagione senza aver educato. Per fare la squadra da scudetto, capite voi. Dovresti avere un attaccante da 20 gol. Che poi anche il teorema Cravero, la Lazio arriva seconda al quinto attacco della Serie A. Caronni? Io credo che però anche Icardi sia una scommessa. Allora, se devo scommettere con Icardi, scommetto che uno più giovane, che costa meno, che non ha una moglie e sinceramente mi prendo dei rischi minori. E l'hai fatto, Ken? Quindi, è andata mai ma io piuttosto che prendere Icardi, prendo Nzola oggi. Ma non me ne frega ragazzi. Niente di avere Icardi. Ma scusate, il Galatasaray la moglie ha fatto qualche dichiarazione si è detto particolare. Alfio. No, ha messo il becco nelle questioni del marito. In Turchia non c'è il QSVS e il tiki-taka. Ci sarà un'altra trasmissione. Però insomma, sui giornali non abbiamo letto Vanda contro la società turca. Ma lei non è stata molto in Turchia. In Turchia quest'anno ha fatto 19 gol Fabio Borini. Ha fatto 19 grande gol. Grande Borini. Rimpianto però. Milan. Ora capite bene che va bene. Idolo di Massimiliano. Io una fiche sui Cardi la sì, metti ma te perché te ti piace il gossip, l'altro di Nantes. Io guardo i numeri tu e non poi vedi l'ora. C'è un altro particolare, la voglia di rivalsa, la voglia del riscatto e far capire agli altri. Guardate cosa avete perso. Andando poi nel club dei Mico, sai nel cosa? Milan. Se nessuno lo ha mai richiamato un po' ambizioso. Scusa, ma non tu è dal 2000. Ma allora tutte le voci di mercato che abbiamo sentito nel 2016 che parliamo di Cardi che può tornare. Adesso non mi ricordo quando ha lasciato lì. Vabbè, comunque si parlava di Juventus.
Juventus, si parlava di Milan. Allora, ti sei domandata, prova a farti questa domanda, ti sei domandata perché a fronte di tutti questi gol... No, Maldini l'ha detto anche, è risaputo, ci aveva pensato il Milan e poi la questione Vanda... ragazzi, coincide. Ha fatto desistere... Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ma stiamo parlando di un bambolotto nelle mani, cioè sì, a 30 anni si sarà svegliato questo ragazzo. Cioè, non è cera nelle mani di lei? Cioè, tu mi stai dicendo che lui non è cera nelle mani di lei? Ma veramente spero te che si sia svegliato Alfio, nel corso ma di questi è sfuggito? Anni. Guarda che in Turchia hanno fatto di quei casini che ci fanno. Beh, in Italia potrebbero tornare per Temptation Island. Sono in tempo. Allora, ragazzi, ma uno, il nuovo centravanti della Juve va a Temptation Island. Ma te ti sembra una roba? Fabio. Però, con tutto il bene che vi voglio, è vero quello che dice Caronni, in Turchia anche Borini ha fatto il gol. Questo ha 31 anni. È uno che in Italia ha fatto carrettate di gol. È andato al Paris Saint-Germain e ha fatto discretamente. Era uno dei tanti, Fabio. Ha mai giocato? Ed era uno dei tanti, non veniva considerato, esatto, perché davanti a lui ce n'erano altri. Il finale di Champions era in tribuna. Non è Kardoglu che arriva dalla Turchia a 31 anni e dice ma solo giocato al campionato turco. È uno che ha un suo storico. Il punto vero, sono d'accordo con voi, rimane... Come sta il famoso ginocchietto per cui continuava a dire di avere problemi? È sano nella testa, cioè hanno capito con Banda che hanno esagerato, soprattutto non sul lato sentimentale, lei abbiamo capito che persona è e lui anche, è succubo completamente di lei, ma hanno capito che oltre un certo livello diventa autolesionistico il loro comportamento, sembra di sì. Prendiamo poi, ultima domanda, viene, il Paris Saint-Germain vuole soldi o te lo dà gratis, basta che paghi lo stipendio. Lo stipendio sono 10 milioni lordi all'anno. Lo fai per un anno o due? Ci provi? Cioè, io ho un rischio che tutto sommato corre. È un rischio analogo a quello di prendere Boffi, come si chiama, dalla Francia, che ha 21 anni, paghi 25 milioni. Non sai se poi Origi è andato così. Ma Boffi, ma professor Boffi è quello di... Adesso mi vedo Boffi con la maglia del mio. No, era Moffi. No, sì, perché noi per il sociale diciamo Moffi, anche al mondo di smettere di fumare. Sì, sembra un pupazzo. Più che altro poi, secondo me è una cosa da aggiungere, che non arriverebbe più con la pretesa di fare il titolare. Chi? Cioè, ma il problema che... No, arriva con la pretesa, intanto arriverebbe dicendo io sono Icardi. Sicuramente lei, sicuramente ragazzi. La prima intervista non dice Maurizio. Dai, ragazzi, è qui per ci state vendendo, ci state vendendo come fosse oro gli indizi social, le storie, ma per carità, mi prendo off. Ti ricordi quando erano andati a fare il safari? Che hanno fotografato una zebra e mi ricordo la zebra. No, la festa di compleanno con i pantaloncini bianco-neri. Perché poi non ne abbiamo parlato, ma quello che si ha negli occhi è l'ultimo anno all'Inter, dove sono dovuti intervenire gli avvocati, Alfio, che si rifiuta di giocare. Alfio, quando Ken dall'Everton va al Paris Saint-Germain, gioca titolare al suo posto, con una società... Io tra le sveglie del mio telefonino ho Spalletti che dice è umiliante. Cioè, soprattutto con uno spogliatoio, una tifoseria dell'Inter debba chiedere in ginocchio al proprio capitano di giocare, e soprattutto umiliante. Con una rosa che a un certo punto dice o lui o noi. Vabbè, lì era arrivato. Vabbè, vogliamo parlare che ha perso la nazionale argentina, non ha fatto niente per riprendersi. Beh, è arrivato l'Argentina, vince il mondiale, ce ne sono di cose. Però ragazzi, se Natali ti dice io una fiche me la giocherei, bravo, e poi atterrare, ci sono solo determinati personaggi che possono atterrare in elicottero nei centri sportivi. Vergogna, ma non è vero, se lui se ne vergogna. Tra l'altro con tutti i palloni. Ci sono solo determinati personaggi che possono arrivare con le pale nei centri sportivi. E lui è uno con le pale. Ha profanato un aspetto sacro del nostro calcio. Non è vero, perché a Piano hanno provato la contraerea, solo che l'hanno mancato purtroppo. Velocissimo che poi. Ma aveva chiesto il permesso o no? Sì, sì. No, è che tu dici non vuole fare titolare, ma il Milan sta cercando un titolare. Io la Goito, gli piace tutto questo mondo. No, io guardo i numeri, guardo il mio attacco. Patinato. Guardo il mio attacco.
che salvo Giroud e vabbè, poi Leao. Pensa il rapporto, allora il rapporto Icardi-Ibra, pensa. No, no, ma non c'è Ibra, Ibra non c'è. Ma Ibra resta come guru, ma ha detto Michael che no, io non penso niente. Ma non resta neanche come guru. Guarda, io non dico come guru. Ma mi hanno detto, allora, io ho detto questo guru, ma che io avevo capito che Pioli era l'assistente di Ibra l'anno prossimo. Smetti, la Rossi, tu ti sei troppo perso nei tuoi social e ti perdi i passaggi di quello che diciamo. Stai nervosendo, ecco. Ma tutti hanno detto, scusa, Gianluca, non mi avete detto che per la sua esperienza poteva avere un ruolo fondamentale? Vabbè, facciamo così, ne discutete anche dopo, no, durante la pubblicità, perché mi hai fatto innervosire qua. Poi cambiano l'idea. Ma fate innervosire. Grazie a Matteo Caronni. Ciao. Grazie anche al nostro direttore, noi ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Gianluca Rossi, Stefano Donati, Natale Goitum e Michael Cuomo. Michael, tu lo sai che Rossi quando inizia a pungolarti poi. No, ma ci sei fino alle 18, speriamo che arrivi Moff. No, stai tranquillo, vado a casa a guardare Moff. Andiamo in pubblicità e riprendiamo tra pochissimo. Grazie per averci seguito, riprendo le dirette subito dopo perché poi ce n'è qua e ogni minuto ne esce una, figlia, tra poco.